principalmente a voi, soprattutto se vi state per laureare a breve, proprio perché è un tutorial di make-up ed è il trucco che ho realizzato per la mia laurea. E ho voluto puntare l'attenzione sulle labbra e ho utilizzato principalmente diverse nuance di rosso, proprio perché il rosso è il colore della laurea, ma soprattutto perché il rosso trasmette sicurezza. Tanti auguri se state per laurearvi e mi lascio al video tutorial, un bacione. Fatemi sapere se vi piace e se vi è utile. Make up tutorial. Ho creato la base con i correttori Puro Bio 18 e 19, il fondotinta So Bioetic numero 4, la cipria Evril Natural Poudre Bio. Ho applicato un primer occhi di colore bianco sia sulle palpebre mobili che sotto le arcate sopraccigliari. Ho sfumato con un dito. Dalla palette Neve Cosmetics Elegantissimi ho scelto il secondo colore, Etoile, che è un avorio piuttosto lucido, e l'ho applicato con il polpastrello di un dito sotto l'arcata sopraccigliare. Dalla stessa palette, con la stessa tecnica, cioè con il polpastrello, applico il colore a seguire, Butterfly. Palette Neve Cosmetics Scurissimi Red Carpet. Lo applico con un pennello da sfumatura sulla piega dell'occhio. E lo sfumo verso l'interno. Kajal Puro Bio numero 1, che è il nero. Lo utilizzo per creare una linea eyeliner, applicandolo sulla rima superiore. Lo sfumo con un pennello sottile. L'eyeliner Lavera liquida la utilizzo per intensificare il nero nell'eyeliner che ho applicato precedentemente. Eseguo la stessa operazione applicando il Kajal Puro Bio numero 1 sulla rima inferiore all'esterno e sfumandole. Il pastello Neve Corona Silver numero 11 lo applico all'interno della rima inferiore per conferire allo sguardo luminosità ingrandendo gli occhi. Il mascara Occhioni di Neve Cosmetics lo applico sulle ciglia superiori e inferiori per aprire l'occhio. Blush Evril Le Fat Bio Turquoise. Lo applico con un kabuki piccolo, picchiettando sulle guance, e lo sfumo dopo con un kabuki un po' più grande, dalle setole più morbide.
Passiamo alle labbra. Applico un velo di burro cacao e con i pastelli Vino Burgundy 208 e Teatro Crimson 206 eseguo l'effetto Ombre Lips. Applico prima Vino Burgundy tracciando il contorno delle labbra. Dopodiché ispessisco la linea, soprattutto ai lati delle labbra, che diviene quasi piena. Cerco di lasciare vuoto lo spazio centrale della bocca. La zona lasciata libera la riempio con il pastello Teatro Crimson 206 creando proprio questo effetto di labbra sfumato. E voilà, ci vediamo alla prossima. Ciao!